Sequestro di persona, perché? Perché da 5 salve, sono Francesco Carbone. Perché da 5 anni, con tutto ciò che gli hanno fatto tutte le sopruse di questo mondo, e non è decaduta dalla No, genitrice. devo capire dall'inizio, perché altrimenti non ci arrivo. Allora, praticamente questo papà ti è pigliata la bambina e se l'è portata. No, Io perciò voglio capire, no. perché altrimenti posso scrivere cose non vere. Allora, in pratica, la bambina era in affido condiviso e la teneva là. Oh. Quando tornava la bambina, ce l'aveva il padre, quando faceva il bagnetto emergevano dei segni rosse, del livide nella schiena, sul sederino e altre parti del corpo, e venivano tutte fotografate. Quindi, visto che già c'era questo episodio, ogni volta che il padre la portava dalla madre con tanto di testimone, o si andava direttamente a pronto soccorso o si facevano le foto. E una volta arrivata, fino anche con ematome anale, fessurazione anale e La perianale, faccia, mamma mia, dove sono state fatte le foto. Poi come ha giustificato quest'uomo non ha queste cose? giustificato niente, perché tutte le prove fotografiche e video non sono state prese in considerazione dal Tribunale di Salerno. Questo l'ho letto. Perché? Con quale motivazione? Nessuna motivazione. In pratica è il dottor Montenare che dichiara nella consulenza tecnica le fessurazioni. Di parte? La Sì, consulenza di sì, sì. parte? E il magistrato Elena Guarino, che tra l'altro passa alla. La conosco, la DDA, sì, la conosco Perfetto, bene. passa alla DDA. Lei ha in mano, ha iniziato questa pratica e lei, con tutto che ha la DDA, ha ancora in mano questa pratica. Che lei non se ne dovrebbe assolutamente occupare. E in più che cosa fa? Non Dal tiene GIP non è mai arrivata. la? Dal GIP non è mai arrivata il Sì, fascicolo. che è arrivato. E perché non ha chiesto un incidente probatorio? Perché non ha dato niente, quello Faccio le dico. domande senza Bravissima, sapere il giudiziario. bravissima, bravissima. Perfetto. Perfetto, perché non si devono portare le prove, non si devono dibattere sulle prove. No, perché solitamente la prima cosa che fa il GIP è quello di chiedere un incidente probatorio, Bravissima, ed è quello che ha chiesto più volte l'avvocato Virginia Cerullo, sempre negato. In più, quando andava in ospedale, essendo che la famiglia Conte e Lembo hanno enorme influenza sia a livello locale che nazionale, perché loro che cosa in tutto questo? Il padre di questa bambina è una persona in vista, una persona allora, nota? più che altro la madre, che sono portatori di voti. In più, il fratello, il Marco Caponigro, è compare di matrimonio del figlio di Corrado Lembo. Ho capito, quindi con L'avvocato del pedofilo è Mario Conte. Mario Conte, ho capito chi è. Sarebbe il marito Il figlio di Angelino Conte, quello arrestato per estorsione, nipote di Carmelo Conte e Federico Conte, sotto processo per Operazione California per 18 anni. E siamo avvocato di parte. questo è l'avvocato del pedofilo. Ho capito. Quindi in tutto questo voi parlate però di sequestro di persona, Sequestro perché? perché la madre, con tutto ciò che l'hanno fatta passare per pazza, Immagino. e quando l'hanno fatta passare per pazza gli hanno tolto la bambina. Su dichiarazione, Quindi ha l'affido esclusivo del padre adesso. mano da ora, più, da 2016. 2016. Quindi le assistenti sociali dichiarano che è pazza. Lei spende più di 50.000 euro per 7 consulenze di medici di fama Quindi anche ha comprato internazionale. inizio di parte, lei se l'è fatta per fatti suoi. No, una, sette. Sette perizie dove dichiarano che Virginia non è assolutamente pazza. Grazie. Anzi, continua a fare l'avvocato Ah, bene. Quindi e non casa. penso possa difendere nessuno se avesse problemi. Bravissima, è cassazionista e Corte Superiore. Tra l'altro, è anche legale dell'associazione nostra che ci occupiamo di mafia, corruzione e quant'altro.
E anche per questo dovevano attaccare, perché nel momento in cui Virginia, fino a quando lei è da sola a combattere contro tutte, e allora nulla calcolano completamente e la lasciano bollire nel loro brodo. Nel Perfetto. momento in cui lei diventa socia fondatrice dell'associazione e incominciamo a denunciare sistemi di tipo mafioso, che succede? Che la Elena Guarino, Quindi voi pensate che sia legato al fatto dell'associazione anche? sì, Sì, assolutamente. si inventano le Perché cose. è successo che il 30 maggio 2019 gli fanno dal GUP Perrotta, gli fanno l'udienza per volerla rinviare a giudizio lei per accuse assurde, ovvero per calunnia, dove loro dichiarano che lei ha dichiarato che la bambina è dissociata e che la bambina ha avuto traumi, abuso sessuale e quant'altro per fessurazione anale e quant'altro, quando le dichiarazioni sono dei medici superiori della Polizia di Stato. Cioè in pratica viene accusata lei per calunnia sulle dichiarazioni fatte dai medici superiori. Dagli organi preposti. Perfetto, però gli organi preposti non vengono neanche indagati. Ho capito. In più, Ok. aspetta, non ho Ora voi finito. che No, no, strada no. state Aspetta, seguendo? aspetta, aspetta, non ho finito, perché ora ti faccio ridere. In più viene lei indagata per aver fatto violenza psicologica alla bambina, per averla portata nell'arco temporale di un anno e mezzo, 5 volte a visita dai medici, 3 volte in ospedale e 2 volte dai medici superiori della Polizia di Stato. Questi sono i capi di imputazione della Elena Guarino. Cioè, praticamente la signora non vede la bambina da quando, 5 anni. Cinque anni. Cioè, praticamente rischia che la bambina non la riconosca più, non, cioè, No, non c'è più brava, brava. legame. Ma già da subito avevano fatto in modo che la bambina chiamasse mamma la nonna, chiamasse mamma le amanti cocainomene del Il padre. pedofilo, chiamasse mamma la zia. Di Oh mio Dio. Sì, tante mamme questo è riusciva. stato pure dichiarato dal Vabbè, ma dottor questo Marco Luna. destabilizza la bambina, certamente non Perfetto. l'aiuta. Dopo 2 anni che la bambina era in mano a padre, il dottor Marco Luna, che visita la bambina, ne accerta la dissociazione. Ma Mario Conte sarebbe il candidato sindaco? Sì. Bravissima, Sì. Ok, perfetto. bravissima, è Perfetto. lui, è lui. Tra l'altro, che fa Virginia? Denuncia nel 2014 gli assistenti sociali. La denuncia viene sabotata a modello 45 dal procuratore Cardea. E subito dopo, perché io subentro nella causa di Virginia con l'associazione il 30 di maggio 2019. Perché che succede? Lei aveva come avvocato un ex magistrato, si chiama Francesco Saverio Saverio Fortuna. Fortuna. È Non lo conosco. un magistrato noto che si è occupato anche del caso Moro. E lei era convinta, essendo suo professore, che l'aiutasse, e invece era d'accordo con i magistrati. Quindi che succede? Noi togliamo il suo avvocato, Quindi l'avvocato. mettiamo un altro avvocato, mi costituisco io come associazione, perché noi per statuto controlliamo le procedure penali affinché siano svolte a norma di legge, facciamo richiesta di partecipare come parte civile nell'udienza del GUP Perrotta e nel frattempo facciamo anche richiesta di avocazione. Quindi è arrivata al GUP la cosa. Sì, ora c'è da ridere perché nel frattempo che noi facciamo questa richiesta, facciamo anche richiesta di avocazione al procuratore generale Primicerio. Perché in pratica denunce fatte dall'avvocato Virginia Cerullo contro assistente sociale, contro altre magistrate, contro consulenti tecnici, contro il pedofilo, sono messe sistematicamente a modello 44-45, ovvero sabotate, contro ignote o senza reate. Quindi Capito. facciamo la richiesta d'avocazione e il 30 di maggio ci presentiamo in udienza. Il GUP Perrotta inizia a sudare e il PM che attacca in pratica è la Elena Guarino. C'è una che si occupa di mafia e colei che attacca l'avvocato Virginia Cerullo perché la vuole imputare per calunnia e violenza psicologica alla bambina. Tra l'altro, la Elena Guarino era anche stata denunciata. Però questa cosa non avviene di fatto. No, avviene perché Elena Guarino
è l'accusa dell'avvocato Virginia Cerullo. Facciamo anche, si fanno le denunce sia a Napoli che a Roma, si chiede, ex articolo 11, che tutta la procedura venga spostata alla procura competente, sia il presidente del tribunale, sia Guppe Perrotta, sia tutte, non vogliono assolutamente che la procedura si sposti alla procura competente, perché Elena Guarino ha iniziato questa porcata la doveva terminare Elena Guarino, con tutto ciò che si occupa di mafia, non si occupa di reati per calunnia o per violenza ai bambini. Vabbè, quello ci è arrivato adesso, però la DDA, è un annetto che sta la DDA, prima non c'era. Quando lei. No, no, che dice? No, di più, No, un di più. annetto, il 2019 già era DDA. Nel momento in cui lei era. Perfetto. Lui è stato nominato dopo che è andato via Montemurro. Dopo che ha fatto quell'esploit alla Corte di Giustizia, Commissione Tributaria, dopo che ha fatto arrestare i giudici. Perfetto. Allora, era il 2019. Ma con tutto ciò tuttora Elena Guarino l'accusa. Che Ma come sarà succede? rinviato a giudizio? No, no, ora ti devo spiegare questo perché noi abbiamo tutte le registrazioni. Perché il 30 di maggio noi ci presentiamo come parte civile, come associazione, gli presentiamo a Guppe Perrotta le denunce fatte contro Elena Guarino, dove noi gli diciamo di astenersi da giudizio, di inviare tutto al Presidente del Tribunale e il Presidente del Tribunale spostare la procedura alla Procura competente, che in che caso era Perugia, perché avevamo fatto denuncia sia a Napoli e sia a Roma. Che cosa succede? Che Guppe Perrotta non si astiene e rinvia semplicemente l'udienza per decidere se l'associazione può partecipare o meno all'udienza. L'hai vista mai un'udienza spostata dal 30 di maggio al 6 di giugno? No, solitamente l'udienza preliminare non si sposta di così poco. Perfetto, ora ti faccio ridere ancora di più. Perché ci presentiamo noi al 6 di giugno. Gli dico che abbiamo fatto a Guppe Perrotta sì, anche la vocazione delle procedure alla Procura Generale, gli faccio mettere agli atti le denunce fatte contro Elena Guarino, contro Cardea e contro una quarantina di magistrate e giudici di Salerno, perché nel frattempo viene fatto anche stalking giudiziario all'avvocato Virginia Cerullo, che gli fanno perdere pure tutte le cause. Succede? Che nel momento in cui noi, diciamo, io la mia, l'avvocato Cerullo la sua, la cancelliera che era accanto a me non scriveva assolutamente nulla. A un certo punto il Guppe Perrotta dichiara: io non voglio non accetto l'associazione come parte civile qua per controllare la procedura, dice se ne può uscire fuori. Già detto, io non esco. Chiama anche la sicurezza pubblica, visto che io già abbiamo fatto denuncia alla Elena Guarino e lei sta continuando a fare frode processuale con la Elena Guarino perché lei si deve astenere perché ex articolo 11 la procedura per inquinamento ambientale, visto che abbiamo denunciato più di 40 tra giudici e magistrati a procura di Salerno, deve svolgersi in un'altra procura. Questo di qua imperterrito continua, non va a mettere niente a verbale delle nostre dichiarazioni, quindi verbale falso, falso ideologico. E lui dice: sospendo l'udienza per chiamare la forza pubblica. Io e Virginia ci alziamo, usciamo fuori dalla stanza, prendiamo l'agente scelto russo, è tutto registrato, tutto. Faccio entrare l'agente russo in aula del Guppe Perrotta e gli dico: dinanzi, cancelliera, dinanzi all'agente scelto russo, scriva tutto quello che fino ad ora non ha voluto scrivere. Che noi abbiamo denunciato la dottoressa Elena Guarino, abbiamo denunciato Cardea, abbiamo denunciato 40 magistrati, che abbiamo detto a Guppe Perrotta di astenersi, è in corso la frode processuale in flagranza del reato, il Guppe Perrotta non si vuole astenere e quant'altro. E scrive una paginetta che è la pagina numero 3 del verbale, dinanzi all'agente scelto russo. L'agente scelto russo, invece di fare il sequestro del verbale e agire in flagranza del reato, perché si stava commettendo il reato di frode processuale e falso ideologico, non ha chiamato neanche il superiore in questura. E allora che facciamo? Me lo prendo con me, ci dico andiamo giù dal procuratore primigerio. Andiamo dal procuratore primigerio. Perfetto, e gli dico, ha visto che, come l'avevo detto, per quanto riguarda la vocazione e cose varie, che non è successo nulla, e anzi, come l'avevo descritto, si doveva commettere per forza il reato di frode processuale? Se sta commettendo in flagranza del reato, a frode processuale, a terzo piano, nell'aula del Guppe Perrotta, gentilmente vuole intervenire. Questo mi fa, scriva
che poi le rispondo. Nel frattempo finisce l'udienza e Guppi Perrotta rinvia l'udienza all'11 di giugno. Quindi 30 maggio, 6 di giugno, 11 di giugno. L'udienza dell'11 di giugno è fatta a tribunale chiuso, perché il 10 di giugno c'è stato il trasloco del tribunale da Sì, via Roma alla Cittadella. E qui, giudiziario. e Cioè dal quindi, vecchio palazzo alla cittadella. perfetto, e quindi il tribunale era completamente chiuso. E con tutto ciò loro fissano l'udienza l'11 di giugno, al tribunale chiuso. Quando fanno questo, noi che facciamo? Facciamo denuncia. Facciamo denuncia per falso ideologico. In più, quando usciamo dall'udienza, che finisce l'udienza e abbiamo tutto registrato, andiamo in questura. Andiamo in questura e stiamo da mezzogiorno fino alle 8 di sera a parlare con il vicario del questore, con il capo di gabinetto e con il commissario Colamonica. Gli spieghiamo tutto, gli diciamo dei falsi ideologici, che doveva essere sequestrato il verbale perché il verbale era falso, gli diciamo tutto, loro gli diciamo anche del codice rosso da bambina, loro non avviano il codice rosso da bambina perché la bambina era anche allora sotto sequestro e scomparsa, questi non fanno assolutamente nulla, non facciamo neanche denuncia, anzi ci tocca poi fare denuncia a noi il giorno dopo. Facciamo denuncia il giorno dopo, denuncia che doveva essere mandata alla Procura Generale di Roma, visto che avevamo fatto la vocazione alla Procura Generale di Roma per le denunce sabotate a Roma da Pignatone e da Magistrato Dall'Oglio a modello 44 e a modello 45, la Procuratore Generale non è mai arrivata a denuncia, perché la denuncia che abbiamo fatto noi alla Questura di Frosinone e l'hanno inviata alla procura di Salerno. Cioè noi denunciamo a Primicerio, a Elena Guarino, Guppi Perrotta e tutte, e la denuncia invece di andare alla procura competente, dal procuratore generale, come espressamente scritto in denuncia, la mandano in procura a Salerno. Beh, ho Cioè capito. noi denunciamo i magistrati e a magistrati gli arriva la denuncia contro di loro. E viene Ho sabotata. capito. Quindi, che succede? Che nel frattempo il procuratore Sergio Amato di Napoli ci manda a chiamare tramite Carabinieri di Ebole per il discorso che lui ha un modello 45, con modello 45 non si possono fare neanche indagine, quindi lui dice che c'ha questa procedura modello 45 contro i magistrati di Salerno. E quindi ci manda a chiamare dai Carabinieri di Salerno, perché questo lo utilizzano perché noi ci forniamo le prove e un modello 45 le prove le utilizzano contro di noi se vedono se possono utilizzare qualcosa contro di noi. Quindi noi decidiamo di andare direttamente dal pubblico ministero Sergio Amato a Salerno, fatalità coincide anche il fatto che abbiamo presentato denuncia per il verbale falsi, Guppi Perrotta. abbiamo la registrazione dei due incontri con Sergio Amato nella sua stanza, dove la prima volta andiamo da lui e gli consegniamo la denuncia che avevamo presentato alla questura di Frosinone per il falso ideologico. In più gli dico di sequestrare immediatamente i fascicoli perché c'era la possibilità che magari continuavano a farsi verificare verbale. E lui non fa niente. Loro che vi dicono? Niente, assolutamente niente. Che succede? Che noi facciamo richiesta del verbale d'udienza, ci consegnano il verbale d'udienza e ci accorgiamo che la terza pagina, che noi tra l'altro l'udienza l'abbiamo tutta registrata, la terza pagina del verbale d'udienza viene cambiata con l'ultima pagina del verbale e scrivono di loro pugno, che si vede che è più largo scritto, e viene scritto che in pratica invece che sono stato io a chiamare l'agente russo, è stato Guppi Perrotta a chiamare l'agente russo per allontanare Francesco Carbone. Quindi da falso ideologico passiamo anche a falso materiale. Quando abbiamo il verbale d'udienza andiamo da Sergio Amato, mi ci incazzo di brutto, gli dico che se lui sequestrava il fascicolo immediatamente non avrebbero fatto neanche il reato di falso Giudiziario. materiale. E lui, tutto
tutto preoccupato, mi dice: signor Carbone, non è che noi siamo qui a fare le pizze, non è che lei mi porta le prove e arresto le persone. Tutto registrato e anche pubblicato. Tutto l'audio è pubblicato su YouTube, su Facebook, il reporter, ovunque. Ok, perfetto. E di Allora, conseguenza non fanno assolutamente nulla. Giorno 11 di. allo stato attuale, No, no, cosa si è aspetta, aspetta, no, cambiato? questo è importante che glielo dico. Perché l'11 di giugno, io, essendo che sono un personaggio pubblico, escono gli articoli che se il GUP Perrotta apre l'udienza l'11 di giugno e non si astiene e quindi commette atti contrari ai propri doveri d'ufficio, il sottoscritto lo arresta in flagranza del reato in base all'articolo 383 di Codice Procedura Penale. Quindi che succede? Giorno 11 ci presentiamo all'udienza, al tribunale chiuso, ripeto chiuso, c'eravamo solo noi, c'erano quattro carabinieri e due poliziotti, Guppe Perrotta, Mario Conte e basta. E pubblico ministero. Arriviamo davanti alla stanza d'udienza, avviso i poliziotti e i carabinieri che nel momento in cui Guppe Perrotta apriva l'udienza io l'arrestavo in base all'articolo 383, e che loro avrebbero dovuto fare verbale di arresto qualora lui apriva l'udienza e che dovevano comunicare tutto al pubblico ministero di turno a Napoli. Che cosa succede? Che un carabiniere entra dentro, avvisa il Guppe Perrotta e il Guppe Perrotta si astiene perché sa che se va avanti con l'udienza l'arresto. Si astiene, nel frattempo l'avvocato Virginia Cirullo aveva fatto anche la ricusazione e la remissione, ex articolo 11 della procedura e del GUP Perrotta. Il presidente del tribunale che cosa fa? Non accetta la remissione, la ricusazione dell'avvocato Virginia Cirullo e la condanna alle spese, non accetta l'astensione del GUP Perrotta perché lui ha iniziato questa cosa, lui la deve finire per forza, e rifissa di nuovo il GUP Perrotta dall'udienza e fissano l'udienza per il 24 di ottobre. Nel frattempo succede un'altra cosa, che arrivano due carabinieri nell'ufficio dell'avvocato Virginia Cerullo, non sapevano assolutamente che io convivevo con l'avvocato Virginia Cerullo, si presentano nell'ufficio senza alcun mandato, senza alcun foglio, senza niente di niente. Li facciamo entrare, si accomodano. Uno si chiama Volpe, erano là per recepire informazione o magari mette paura, non lo so. Fatto sta che loro entrano. Gli do per un'ora e mezza tutte le notizie del reato procedibile d'ufficio, tutto registrato, e gli diciamo che se il procuratore del Roxas de Napoli ci voleva sentire, ci doveva sentire direttamente lui personalmente. E loro invece insistono, dice no, dice venite domani al comando provinciale di Salerno e questa cosa me la mettete per iscritto. Andiamo l'indomani al comando provinciale di Salerno, non vogliono assolutamente che io entro, con tutto ciò che io ero anche persona offesa in base al loro dire della denuncia che noi avevamo fatto, perché le denunce poi le avevamo fatte insieme sia io che l'avvocato Virginia Cerullo, fanno entrare solo l'avvocato Virginia Cerullo dove dichiara che vuole essere sentita direttamente dal magistrato del Roxas. Non ci fanno alcuna convocazione. Andiamo noi direttamente a Napoli per parlare con Del Roxas, con il procuratore capo di Napoli, o con il procuratore Falcone, che si occupa del codice rosso di Napoli. Non ci fanno assolutamente parlare con nessuno. Riandiamo poi dai carabinieri del comando provinciale dei carabinieri a Salerno e andiamo a parlare direttamente con il comandante Luciano, Maggiore Luciano. Andiamo a parlare con lui, gli consegniamo i verbali d'udienza farse sia in ambito civile che penale, gli consegniamo il verbale farso sia con falso ideologico che con falso materiale, gli consegniamo le denunce che noi avevamo fatto e sabotate dalle questure perché inviate ai magistrati che noi avevamo denunciato, gli consegniamo tutto e abbiamo tutto registrato, sono 3 ore di registrazione. E ce ne andiamo. Ce ne andiamo, non succede nulla. Assolutamente il magistrato non ci convoca. Anzi, dopo poco tempo,
Il magistrato del Roxas, senza che noi avevamo fatto alcuna denuncia, anzi, questo succede dopo, perché nel frattempo succede l'udienza del 24 ottobre. L'udienza del 24 ottobre doveva essere svolta all'aula numero 8 del piano terra, Dal gruppo dal Terra. GUP Perrotta. Quindi noi ci presentiamo la mattina verso le 10, perché aveva prima un'udienza alle 11 e poi a mezzogiorno. Arrivato là, prima verso le 10, vediamo che c'è il comandante Luciano seduto di fronte a noi che parla con una signora. Poi la signora, capiamo che subito dopo, che era il PM Cardillo. Poi vediamo pure il commissario Colamonica con sei poliziotti, di cui due in divisa e quattro in borghese. Ho detto, ma chi sia porta buona che resta nel gruppo Perrotta? Boh, non lo so. Nel frattempo avevo fatto fare pure gli Ah, arti. Berrotta stava corso di appello. Perfetto, bravissima, perché nel frattempo ha raggiunto secondo lui l'obiettivo, l'hanno promosso. Che cosa succede? Che io avevo fatto fare l'articolo nel giornale, cosa pare che se Guppe Perrotta apriva di nuovo l'udienza come giorno 11, io l'arrestavo di nuovo. Escono l'articolo, arriviamo là, e Guppe Perrotta inizia l'udienza alle 11, alle 11 e un quarto entrano dentro la stanza del Guppe Perrotta il comandante Luciano e i sei poliziotti. Lo prelevano, vanno insieme verso l'ascensore, se ne va al terzo piano con i poliziotti e il comandante Luciano rimane di fronte a noi. L'avvocato che stava facendo l'udienza esce tutto incazzato nero perché avevano rinviato l'udienza per l'ennesima volta senza alcun motivo e noi aspettiamo là a mezzogiorno che c'è questa udienza. A mezzogiorno non succede niente, chiediamo alla guardia là se aveva informazione per l'udienza, non ci dice nulla. Alle 12 e un quarto noi saliamo su al terzo piano. Terzo piano completamente vuoto. Ci troviamo solo il commissario Colamonica e sei poliziotti. Cominciamo a girare per stanze tutte vuote. A un certo punto, nella stanza numero 328, che non gira niente in bacheca, assolutamente nulla, troviamo l'udienza iniziata alle ore 12, dove dentro c'era l'avvocato Mario Conte, c'era il PM Cardillo che era insieme al maggiore Luciano e ci troviamo il GUP d'Agostino. GUP d'Agostino. Ah, è nuovo, sì. GUP d'Agostino. E allora gli dico a Virginia, visto che io non posso entrare, voi entrate dentro. Vedete com'è la situazione, nel momento in cui capite che c'è la frode processuale e quant'altro, uscite fuori e io procedo all'arresto. Quando loro entrano dentro, arriva il commissario Colamonica con i suoi poliziotti, io registro tutto, gli dico, commissario, che ci fate qua? E abbiamo udienza, tra cui c'era un poliziotto che aveva un marchingegno nero che serviva per Disturbare. disturbare i telefoni. Di fatto io faccio due video vanno completamente neri, non mi riesco a collegare in diretta Facebook, mi sto bello bello tranquillo là fuori. A un certo punto esce l'avvocato Virginia Cerullo da stanza perché sospendono l'udienza perché il GUP d'Agostino doveva decidere. Io gli dico all'avvocato Virginia Cerullo state tranquilla, fagli fare tutte le porcate del mondo che oggi ci divertiamo. Mi sposto, quando mi sposto, anzi, prima di fare il video, esce l'avvocato Mario Conte, e questo è tutto in registrazione, esce l'avvocato Mario Conte tutto sorridente, tipo a sfottermi. Si mette accanto al commissario Colamonica e a PM Cardillo, e tutto che berdeva, ci ho detto, caro mafiosetto di merda, non è che perché sei figlio di mafiose o di estortore a me mi fa paura, perché il sorrisetto te lo faccio togliere completamente prima o poi. Non è che perché sei protetto da commissario Colamonica o da pubblici ministeri viene uscito tranquillamente, perché prima o poi vi mando un galera a tutti. Questo finisce di ridere. Mi sposto con l'avvocato Virginia Cerullo e faccio il video, dove inquadro Mario Conte, inquadro l'altro avvocato che era con lui, il pubblico ministero Cardillo si mette paura che la inquadro e si nasconde dietro il pilastro, il poliziotto si nasconde con il macchinario nero in mano, si nasconde dietro l'avvocato che accompagnava Mario Conte, il commissario Colamonica si nasconde dietro tutti e tre e io firmo tutto.
Nel frattempo il gruppo da Agostino se ne va su, torna, gli dico fatevi l'udienza che ora ci penso io, perché le procedure penali le conosco meglio di loro. Quindi che succede? Entrano dentro il gruppo da Agostino che non sapeva assolutamente nulla dell'udienza, tra l'altro non c'era stata comunicata 3 giorni prima come per legge la sostituzione del gruppo da Agostino con gruppo per rotta, tra l'altro l'udienza era chance numero 8 e non 328. E gruppo d'Agostino rinvia a giudizio l'avvocato Virginia Cerullo. Gli ho detto tranquilla, andiamo all'ottavo piano. Andiamo dal presidente del tribunale Rosa Sergio. Immediatamente gli chiedo al presidente del tribunale Rosa Sergio l'astensione del gruppo per rotta, l'accettazione dell'astensione del gruppo per rotta, la nomina del gruppo d'Agostino e tutta la documentazione inerente alla comunicazione della cancelleria all'avvocato Virginia Cerullo e all'avvocato dell'avvocato Virginia Cerullo della sostituzione del gruppo d'Agostino. Rosa Sergio si rifiuta di darci la documentazione. Tra l'altro dal 2015 è tutto telematico, quindi viene fatto tutto telegrammaticamente per via computer, quindi non si può falsificare nulla per via computer. E noi sapendo che avrebbero falsificato tutto per scritto, a penna, stiamo più di un'ora a parlare con Rosa Sergio, presidente del tribunale interim del tribunale di Salerno, dove lei stessa ammette di farci fare la richiesta di remissione, che lei avrebbe provveduto a fare la remissione della procedura alla procura competente. Noi registriamo tutto, pubblichiamo tutto. La registrazione integrale è pubblicata anche su Facebook e su YouTube. Andiamo a chiedere tutta la documentazione inerente il cambio del GUP. In pratica, tutti i fogli sono tutti scritti a mano, a Ok, pizzottata a perfetto. mano. Facciamo denuncia anche per questo. Ok, vabbè, però non ci perdiamo. No, l'ultima cosa, perché vissero l'udienza il 14 gennaio. Dal giudice Giocole. Giudice Giocole, questa volta l'udienza è pubblica. In pratica ci sono tutti, l'avvocati, altre imputate, parti offese. Per l'ennesima volta faccio di nuovo l'articolo nel giornale. Se il giudice Giocole apre l'udienza, visto perché per l'ennesima volta, ex articolo 11, la procedura doveva passare alla procura competente che all'epoca era Firenze, anche perché il De Roxas, su denuncia fatta noi contro il magistrato di Salerno, risultavamo noi dopo il 24 ottobre, io e Virginia, indagati per calunnia contro i magistrati di Salerno. Quindi, se noi siamo indagati per calunnia contro il magistrato di Salerno, se noi denunciamo il magistrato di Salerno, assolutamente quella procedura doveva essere fatta a Salerno. E che l'articolo 11 doveva spostarsi a Firenze. Che cosa fanno? Non accettano l'ennesima remissione. Virginia viene condannata per l'ennesima volta alle spese processuali. Non vanno a remissione. 14 di gennaio. Giudice Giocoli inizia l'udienza. Arrivano 6 poliziotti. Il giudice comincia a tremare freddo perché non arrivano i poliziotti con gola monica, anche perché noi facciamo le lettere al comando provinciale dei carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Questura e tutte, che quel giorno là, se il giudice iniziava l'udienza, l'arrestavamo in flagranza del reato. Arrivano 6 poliziotti, uno di questi mi dice: signor Carbone, lei faccia tutto quello che deve fare, l'importante è che non offende il giudice quando procede. Il giudice mangia la foglia, si astiene. E quindi Non apre proprio non niente. apre assolutamente il processo. Questo processo non è stato mai aperto. Nel frattempo, che gli fanno stalking giudiziario all'avvocato Virginia Cirullo e anche a me, si inventano una cliente che arriva dall'avvocato Virginia Cirullo in fretta e in furia per fare una pratica dall'oggi a domani per quanto riguarda una pratica civile.
L'avvocato Virginia Cerullo gli fa la pratica civile, gli fa la fattura per l'RG della pratica civile, gli danno 500 euro in bonifico e 500 euro con assegno postdatato. Si prende l'assegno postdatato, fa la pratica, poi cerca di dare gli atti indietro a questa signora che era insistente da fare paura. Quindi dopo gli ha fatto la pratica, gli rimette il mandato, quindi, e gli deve consegnare tutta la documentazione. Gli manda due raccomandate che non prendono assolutamente questa signora, cosa strana. E quindi cosa fa? Decide di andare all'ordine degli avvocati e deposita tutta la documentazione all'ordine degli avvocati, così che la signora si venisse a prendere tutto all'ordine avvocati. La signora nel frattempo che cosa fa? Aveva fatto denuncia che l'avvocato Virginia Cerullo non aveva consegnato la documentazione alla signora, quando la documentazione era stata consegnata dinanzi a consigliere dell'ordine avvocati, proprio all'ordine avvocati. Quindi, in più, questa signora gli fa denuncia per patrocinio infedele all'avvocato Virginia Cerullo, dove lei asserisce che i 1.000 euro che ha consegnato, in 500 con bonifico e 500 con assegno, era per un presunto ricorso in Cassazione di una procedura penale già svolta in primo e secondo grado, dove la denunciante non dice che era l'avvocato Virginia Cerullo avvocato nei due procedimenti di primo e secondo grado. Il giudice, il pubblico ministero Penna, che cosa fa? Sì, lo sento. Il Quindi Penna PM che fa? in pratica rinvia a giudizio l'avvocato Virginia Cerullo per patrocinio infedele, dove lui asserisce che i 1.000 euro pagati sono per ricorso in Cassazione e non per la causa civile, e che l'avvocato Virginia Cerullo era l'avvocato di questa sua cliente in primo e secondo grado nel penale, quando non è assolutamente vero. Non ha acquisito neanche la sentenza. Dove lui, come mi dice l'avvocato Virginia Cerullo, non acquisisce neanche la sentenza di primo e di secondo grado. Se lo inventa lui, se inventa lui la procedura e si inventa tutto. La rinvia a giudizio per truffa nei confronti della sua cliente, dove quando l'avvocato Virginia Cerullo va a incassare l'assegno dopo che ha consegnato la documentazione all'ordine avvocati, parecchio dopo, in banca gli dicono che l'assegno era stato sequestrato, perché il pubblico ministero Penna aveva disposto il sequestro dell'assegno senza neanche fare il contraddittorio. Quindi che fanno? Fanno il prolungamento d'indagine. Nel frattempo che fanno il prolungamento d'indagine, noi facciamo opposizione a prolungamento d'indagine perché noi vogliamo dimostrare la verità al GIP. Nel frattempo non lo fanno neanche a prolungamento d'indagine, automaticamente fanno il rinvio a giudizio nei confronti di Virginia Cerullo per patrocinio infedele, per non aver consegnato documentazione alla cliente e per truffa, quando la truffata è l'avvocato Virginia Cerullo. Che cosa succede? Che in quell'udienza mi presento pure io, dove noi facciamo denuncia contro il PM Penna, contro la cliente, contro il GIP Romaniello, per associazione a delinquere finalizzata alla calunnia, alla frode processuale, alla truffa e quant'altro. Anche questa denuncia sabotata a modello 45. Quindi, con tutto ciò che noi siamo denunciati da magistrati, noi denunciamo magistrati a Salerno, Perfetto, però rifacciamo. No, no, perché se qua noi c'è. mettiamo tutto questo, ci pigliamo solo una querela. E alla fine, allora, andiamo per obiettivi. L'obiettivo principale è smuovere le acque affinché l'avvocatessa vedi la Ma mi figlia. dica una cosa, ma se noi ci vediamo di presenza e guarda direttamente la tua contazione, è pure meglio. No, ma io non, certo, io non è che non le credo, capisci? Cioè, io faccio giudiziaria, quindi so benissimo come vanno avanti queste cose. Perché la storia della bambina, secondo me, il polverone si può sollevare. Lo si può Assolutamente sì, sollevare. perché la mamma non è mai decaduta dalla genitorialità. Mai. Perché quando l'hanno dichiarata pazza,
E poi non hanno potuto più dichiarare pazza perché M'hanno per richiesto. dichiararla pazza lei dovevano rinviare a giudizio anche 7 medici di fama internazionale. Perché a lei ha 7 perizie. Ho Quindi, capito. ha capito? Quindi per non mettersi loro contro i 7 medici di fama internazionale e fanno solo carte false. Come fanno con con Massimo Montanari e con il medico superiore della Polizia di Stato, Marco Luna. Che loro, nessuno è indagato, neanche indagato. Quindi che fanno? Abbandonano il fatto della pazzia e si inventano di tutto. Tra l'altro, l'ultima udienza prima della sentenza per la separazione, i giudici Chiosi, dinanzi a me, dinanzi all'avvocato Virginia Cerullo, dinanzi il suo avvocato civile che si chiama Romeo, ha dichiarato Fenanche, quindi in udienza, ha dichiarato, signora, è solo per farci perdere tempo, secondo lei, e ora facciamo una cosa, visto che è da tanto tempo che lei non vede la bambina, ora finalmente, dopo anni e anni e anni, mettiamo un neuropsichiatra infantile, così mettiamo in cura la bambina, vediamo di fare gli incontri con la madre così che la bambina riacquisisce anche la figura materna e procediamo con il tutto. Quindi noi, per certo verso, eravamo un pochettino tranquilli così che la bambina si potesse riavvicinare alla madre. E invece che fanno? Il verbale lo fanno tutto falso. Esce la sentenza del giudice Chiosi per la separazione. Collegio. E collegio dove in pratica non vengono disposte alcuna visita, non viene disposta alcun neuropsichiatra infantile, Anzi. assolutamente no. Poi che cosa hanno fatto nella sentenza? Doveva essere una sentenza non definitiva, dovevano disporre soltanto sull'affido della minore in questo senso, invece diventa una sentenza definitiva dove non vanno a decidere sui mezzi istruttori che me li negano, cioè ci sono verbali falsi, io ho chiesto nuovamente di essere rimessa nei termini per andare ad annullare i verbali falsi che erano stati fatti da Fortunato, al giudice Fortunato appositamente per farmi decadere dai mezzi istruttori, non fanno nessun altro tipo di accertamento, acquisiscono una perizia falsa del dottor Silvestro Calabrese. Avevano nominato nuovamente un altro consulente tecnico psichiatra per valutare sempre perché mancavano i quesiti non erano stati svolti da parte di Silvestro Calabrese, cioè il rapporto neanche a farlo apposta, il rapporto tra me e mia figlia. Che cosa fa? Non continua ad omettere di svolgere ogni tipo di accertamento tra me e mia figlia e conseguentemente il dottor, come si chiama l'altro? Non mi ricordo il secondo dottore come si Ma chiama. quella che aveva portato la bussola. D'Agostino, non mi No. ricordo. Comunque, alla fine, questo qui non rinuncia al mandato. Presenta invece il giorno stesso dell'udienza, la Chiosi, un verbalino, un foglio A4 scritto così Ha proprio. pezzottato? Infatti, ecco, per non dire altro, è semplicemente perché riconosce valida la perizia di Calabrese senza aver svolto alcun tipo di attività e Calabrese non ha neanche registrato, badi Niente. bene. Quindi, praticamente, serve soltanto ad avallare, la chiudono qui. O E chiudo basta. e basta. E io non posso vedere mia figlia, mi viene negato ogni diritto. Dove ti dicono finanche che non può vedere manca bambina dalle sedi sociali perché lei ha denunciato sedi Ah, sociali. però io devo pagare il mantenimento che non mi è stato manco chiesto da controparte. Anche lo paga lei il mantenimento. Dovrebbe pagarlo perché la controparte non lo chiede e lo mettono i giudici. Ho Esatto. capito. Va. Comunque, che strana storia. Senta, allora, io non oggi su domani, ma domani su lunedì, perché domani essendoci meno notizie, cerco di costruire la storia della bambina. Ovviamente io il nome dell'avvocato non lo posso mettere per un semplice motivo, Perché la perché minore? altrimenti è riconducibile la Alla minore, bambina lo e so. lei sa bene che io devo tutelare la Lo so, minore. assolutamente. Tanto noi abbiamo dovuto, siccome noi abbiamo subito 2 tentati omicidi, sequestri di persona, aggressione e quant'altro, anche al Tribunale di Salerno. No, lo so, però io non posso, Lo perché se so, il lo so. padre poi No, mi nel momento in cui. querela ha ragione il Non padre, c'è cioè. problema, dico, nel momento in cui vanno a vedere nel mio profilo, nel nostro canale, e vedono tutto, la denuncia, vedono tutto. Tutto quello che lei mi ha raccontato, beh, io lo trovo nei vari link che mi ha mandato, vero? No, perché sono tantissime.
Allora, no, aspetta, allora, nel metto link le cose. dell'associazione ci sono tutte le registrazioni, ci trova anche lì dentro il verbale falso. Trova il verbale falso, trova la registrazione d'udienza del gruppo No, Perrotti. mi interessa soprattutto mettere la storia sul fatto che viene negato a una mamma di vedere sua figlia. Ah, perfetto. Ah, perché la cosa assurda, sai qual Questo è è? quello su cui si deve La focalizzare. cosa Se deve assurda è che lo trova dire, nella denuncia che le ho se mandato. io sommero troppe No, cose, no, viene presa in perfetto. considerazione. L'anno scorso, il 12 di novembre, e abbiamo fatto in diretta YouTube, lo trovo anche nel canale YouTube. Che cosa faccio? Io e altre persone, perché Virginia era incinta a nono mese, andiamo sotto casa del pedofilo. Chiamo il 112 e gli dico, Che non... abita a campagna, vero? A campagna, via della Democrazia numero 98. Quindi chiamo il 112 e gli dico: noi non sappiamo che fine ha fatto una bambina da 4 anni, che ce l'ha in affido esclusiva il padre, e la madre non sa assolutamente se la bambina è viva, è morta, dove sta. Gentilmente mi può mandare una pattuglia che mi trovo sotto casa di questo signore, e se per caso io citofono, questo mi denuncia per stalking. Mi mandano i carabinieri. Arriva il comandante Solimene con due carabinieri. Che cosa fa Solimene? Arriva là in diretta live YouTube, gli dico gentilmente: visto che noi non sappiamo che fine ha fatto questa bambina, se è viva o se è morta, può gentilmente citofonare dal signor Caponigro e sapere, e ci fa sapere a noi e alla madre specialmente, se la bambina come sta, se è viva, se è in casa. Questo di qua va a citofonare, ci dice che non risponde nessuno in casa. Poi lui stesso telefona perché lui ha il numero del pedofilo e ci dice: ho chiamato, non mi risponde nessuno. Quindi gli dico io a Virginia: vai a Debole e vai a fare denuncia per scomparsa. Mentre Virginia va a Debole per fare denuncia per scomparsa, il Solimene ci identifica tutte, anche se noi eravamo in assoluto silenzio nella strada di fronte a casa. Certo. Quindi ci identifica tutti. Dopo 2 ore il comandante Solimene era con il dottor Caponigro a denunciare me e tutti per stalking. Addirittura. Sì, io sono imputato per stalking. Dove nella denuncia il dottor Caponigro, che è talmente la sua impunità, che nei video che vado a fare io poi successivamente sotto casa del pedofilo, dove io vado a dire che non si sa nulla della bambina e c'era la live in diretta, sotto quella live in diretta il pedofilo, per giustificarsi, ci pubblica sotto la denuncia che aveva presentato da carabiniere a campagna con Solimene. Cioè, in pratica va a fare violazione del segreto istruttorio. Noi denunciamo sia la diffamazione nei miei confronti ai carabinieri Debole, denunciamo sia il fatto che ha fatto violazione del segreto istruttorio in flagranza del reato, e denunce vengono tutte sabotate. In più, al pomeriggio che succede? Una cosa assurda: vediamo arrivare noi due pattuglie dei carabinieri con tanto di lampeggianti accese e sirene che arrivano in casa. Ho detto: ma finalmente magari saranno in Si muove casa, qualcosa. si muove qualche cosa, e poi se ne vanno. Non vediamo niente, né arrivare la bambina né partire la bambina, niente. Poi che succede? Che il fratello del pedofilo, Marco Caponigro, che sarebbe il compare di matrimonio del figlio di Corrado Lembo, va a parlare con le persone che erano con noi, che manifestavano l'indomani, e gli va a dire in pratica a quelle che hanno dovuto chiamare, sono dovuto intervenire carabiniere con tanto di sirena e cose varie, perché la bambina si era messa paura. Ma se noi siamo in silenzio nella parte opposta, che chiamiamo fino anche i carabinieri per Caspita. come faceva la bambina di 8 anni a sapere che la mamma cattiva aveva mandato gente cattiva là per fare cose cattive a papà e a lei? Gli hanno Vabbè, fatto sì. violenza psicologica alla bambina con Certo. l'aiuto dei carabinieri. Certo. Andiamo a parlare noi col comandante Solimene in caserma, registriamo tutto. Le telefonate e gli incontri li abbiamo pure pubblicato su YouTube, e gli ho mandato il link. Quindi andiamo dal comandante Solimene e gli diciamo, perché nel frattempo anche i carabinieri avevano fermato 5 persone che erano venute fino anche col camper dal nord Italia, per dirgli:
No, vedete che il dottor Caponigro è persona per bene, la mamma è una pazza. La bambina sta bene, l'ha vista il comandante Comandante. Solemene. Ma se la bambina è stata vista il comandante Solemene, perché non informa la madre, visto che non è Certo. decaduta dalla generosità? Mai informata. Io e Virginia andiamo da comandante Solemene. Andiamo a chiedere spiegazioni. Lui ci dice: no, si sono sbagliati a capire, hanno capito male. Mai è stata detta una cosa del genere. E mai lui ha visto la bambina e non sapeva niente da bambina. Allora che cosa faccio? Gli diciamo pure al comandante Solemene che già era stato denunciato precedentemente quando Virginia aveva fatto già la denuncia per maltrattamenti e abusi, che con tanto di video che il pedofilo teneva in casa un fucile incustodito sotto il letto. E con tutto ciò mai, mai i carabinieri erano andati in casa a verificare il fucile o togliere il fucile, visto che era stato denunciato per maltrattamenti e abusi sia alla moglie che alla minore. Gli diciamo che è un reato procedibile d'ufficio, lui dovrebbe intervenire immediatamente. Gli diciamo pure che in tutto è caseggiato, l'unica parte abusiva è stata costruita proprio da loro, da un muratore mandato da Corrado Lembo, che lavora con Corrado Lembo, quindi hanno anche una sovraelevazione abusiva sopra la casa. E quindi sono tutte cose che loro dovrebbero accettare d'ufficio. Ce ne andiamo perché lui ci dice che assolutamente lui non sa nulla della bambina. Ce ne andiamo per andare a fare denuncia a Ebole per quanto riguarda la diffamazione fatta nei nostri confronti dei suoi sottoposti. Mentre noi andiamo ad Ebole, lui manda due pattuglie per identificare di nuovo le persone che erano là sedute nelle panchine in silenzio. Ci chiamano immediatamente, noi arriviamo a Debole, e facciamo la denuncia per quanto riguarda il fucile, quindi la mettiamo per iscritto, che può avere il fucile in casa ancora incustodito come ce l'aveva 7 anni prima. Aspettiamo che fanno qualche ispezione, qualche cosa, non succede niente. Di pomeriggio vediamo che non succede niente, andiamo da Carabinieri Debole. Sempre tutto registrato questo, eh? Parlo con il capitano Debole. C'era pure il maresciallo Minnella e tenente di spensa. Gli dico il fatto, mi lamentavo del fatto che nessuno era andato a fare l'ispezione per il fucile, e lui con beffeggio più totale ci dice: ah, voi controllate tutto, ma non vi siete accorti che l'abbiamo già fatto il controllo. L'abbiamo fatto in borghese. E tu come? Per fare identificazione a noi venite contando delle lampeggianti e sirene. Per andare a casa del pedofilo per il fucile ci andate in borghese. E gli ho detto pure: dobbiamo fare noi denunce per quanto riguarda il reato commesso il pedofilo con Solemene in accordo per quanto riguarda la denuncia calunniosa nei miei confronti per stalking, che tra l'altro ha pure pubblicato violando il segreto istruttorio. E gli ho detto: i panni sporchi ve li levate in famiglia o me ne devo andare dall'altra parte a fare denuncia? Questi di qua assolutamente non vogliono intervenire contro il comandante Solemene. E gli dico: va bene, andiamo a fare denuncia dall'altra parte, visto che voi vi comportate così e siete a protezione pure voi del pedofilo, mi vado a fare denuncia dall'altra parte. Certo. Mentre mi trovavo io alla caserma della Guardia di Finanza di Ebole, mi arriva una prima telefonata dal maresciallo Minnella, dove mi dice: signor Carbone, dice, visto che avete avuto incomprensione con il comandante Solimene, andate in caserma dal comandante Solimene, che lui vi darà tutte le spiegazioni di questo mondo. Mi raccomando, ci vada con l'avvocato Virginia Cirullo, incinta a 9 mesi. Come se noi siamo scemi, che noi denunciamo o vogliamo denunciare il comandante Solemene per il reato di associazione a delinquere commesso col pedofilo per quanto riguarda la calunnia, la violazione del segreto istruttorio, il mancato controllo del fucile in casa, il mancato accertamento dell'abuso edilizio e cose varie. Noi siamo talmente scemi che andiamo in caserma da colui che dobbiamo denunciare, giusto? Certo. E mi rifiuto. Subito dopo mi chiama il comandante Solemene, che ci invita più volte insistentemente di andarla a trovare in caserma da lui. Mi raccomando, venga
con la signora Virginia, perché il dottor Caponigro è il dottor Caponigro, l'avvocato Virginia Cerullo è invece la signora Virginia. Pensando che noi siamo sceme, io mi incazzo di brutto perché capisco che è una trappola, perché arriviamo là, magari mi fanno apparire a me per agitato e quant'altro, magari ci scappa e morto, magari l'avvocato Virginia Cerullo perde il bambino e qualsiasi cosa. Andiamo immediatamente a fare denuncia in questura a Napoli. Andiamo a fare denuncia in questura a Napoli per codice rosso minore per scomparsa. Poi ritorniamo indietro, andiamo a parlare con il comandante della Guardia di Finanza di Ebole e ci invita poi lunedì successivo per fare la denuncia. Quindi lunedì noi andiamo a fare la denuncia alla Guardia di Finanza di Ebole. Fatta la denuncia là, con tutti gli allegati, tutte le denunce presentate dai carabinieri di Ebole, tutti che non hanno fatto alcun accertamento, non hanno aperto codice rosso, non hanno fatto niente. Virginia è incinta da 9 mesi, se ne va finanche in procura a Salerno per parlare col procuratore capo per aprire il codice rosso, nulla ricevono neanche. Tutto quello che lo dico è sempre tutto registrato. Allora che facciamo? Decidiamo di andare a Napoli. Andiamo dal procuratore Falcone, che la prima volta, un anno prima, non aveva aperto il codice rosso. Questa volta gli presentiamo tutte le denunce, gli diciamo se avevano ricevuto le denunce codice rosso dalla questura di Napoli e dalla Guardia Finanza di Ebole, non risultano le denunce in procura a Napoli. Gli consegniamo noi le relate di ratifica delle denunce, immediatamente ci apre il codice rosso, ci dà le regie e tutto. Ma non avvia i Non protocolli. avvia i protocolli. Ah, bene. Non E che solo non senso ha? avvia i protocolli, ma assegna il codice rosso al magistrato del Roxas che ci aveva indagato per calunnia. Non ci chiamano assolutamente come persona offesa nei termini dei 3 giorni per consegnare tutta la documentazione. Ma Bene. mai. Non ci chiamano mai. Quindi alla fine Alla è fine, tutto al punto di partenza. perfetto, dove noi ci ritroviamo imputate calunniosamente, e loro tutte denunciate non sono neanche indagate perché non risultano neanche a 35, perché tutte le denunce nostre ce le sabotano tutte a modello 45. E quindi tutte E, ma le così non se ne verrà mai fine, denunce. È non ci sarà mai la perfetto, e lo fine. sappiamo, non a caso noi abbiamo fatto. E dal 23 maggio ad ora preside in 60 procure in Lo Italia, so, lo so, lo so. dove nessuno mai ci ha convocato, mai. Anzi, puntualmente abbiamo subito aggressione e violenze da parte da Digos, carabiniere, tutto registrato, tutto pubblicato, non succede niente. Ho capito. Senta, io ve l'ho detto, domani su dopodomani cerco un po' di sollevare un po' di polvere sul fatto che sta mamma, la butto un po' più sul tragico, perché altrimenti Perfetto, non prende piede la cosa, ve lo perfetto, dico con molta perfetto. onestà. Lei sa Perché fare non... benissimo il suo lavoro e non ho dubbi, faccia Cioè, lei. io devo puntare sul fatto che c'è una mamma che al di là di tutto è un genitore che ha partorito una figlia che non vede, per cui Perfetto. non segue la sua crescita, perde dei passi importanti, delle tappe importanti di una bambina che... Senza alcun motivo. Cioè lei non vede la bambina da 5 anni senza alcun motivo, solo perché il pedofilo, carabiniere, poliziotte, finanziere e magistrati hanno deciso che lei non la deve Hanno vedere. così deciso. Sì. Va benissimo, Loro, lo non ci decidono loro, preoccupi. non il giudice, lo decidono loro. Va benissimo, io poi dopo domani lunedì faccio uscire questo Va articolo, va bene, la bene? ringrazio immensamente. Grazie mille, Grazie a grazie, lei. niente, ci mancherebbe. In bocca al lupo all'avvocatessa. Grazie, una Grazie, buona serata. arrivederci, arrivederci. A posto.